Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano, oggi è il mercoledì 26 di maggio del 2021 e questo è Leggiamo la Bibbia Insieme. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, noi stiamo qui a mezzogiorno nel canale di Nicodemo Fabiano per leggere la parola di Dio. Questa puntata non sarà diversa, noi continueremo a leggere la parola del Signore, stiamo leggendo il libro di Giosuè. In questa puntata noi leggeremo il capitolo 12 e il capitolo 13 del libro di Giosuè. Andiamo a leggere la parola del Signore insieme. Parola di Dio. Questi sono i re del paese battuti dai figli di Israele, i quali presero possesso del loro territorio di là dal Giordano, verso oriente, dalla valle di Arnon fino al monte Ermon, con tutta la pianura orientale. Sicon, re degli Amorrei, che abitava a Chesbon e dominava Aroer, che è sulle sponde del torrente Arnon e dalla metà della valle e dalla metà di Galaad fino al torrente Yabok, fino confine dei figli di Ammon, sulla pianura fino al mare di Kinneret, verso oriente e fino al mare della pianura, cioè il mar salato, a oriente verso Betlesmot e dal lato del mezzogiorno fino ai piedi delle pendici di Pisga. Poi il territorio di Og, re di Bazan, uno dei superstiti dei Refaim che abitava ad Astarot e a Edrei. E dominava sul monte Ermon, sul Salca, su tutto Bazan, fino ai confini dei Gesuriti e dei Maacatiti, e sulla metà di Galaad, confini di Sicon, re di Chesbon. Mosè, servo del Signore, e i figli di Israele li batterono, e Mosè, servo del Signore, diede loro paese come possesso ai Rubeniti, ai Gaditi e alla mezza tribù di Manasse. Questi sono i re del paese che Giosuè e i figli di Israele batterono di qua, di là dal Giordano a occidente, a Baal Gad, nella valle del Libano, fino alla montagna Brulla che si eleva verso Seir, paese del che Giosuè diede in possesso alle tribù di Israele, secondo la parte che ne toccava a ciascuna. Nella zona montuosa, nella regione bassa, nella pianura, sulle pendici, nel deserto e nella regione meridionale, il paese degli Ititi, degli Amorrei, dei Cananei, dei Ferisei, degli Ivei, dei Jebusei, i re di Gerico, i re di Ai, vicino a Betel. I re di Gerusalemme, il re di Hebron, i re di Yarmut, i re di Lachis, i re di Eglon, i re di Gezer, i re di Debir, i re di Geder. I re di Corma, i re di Arad, i re di Libna, i re di Adulam, i re di Makeda, i re di Betel, i re di Tapua, i re di Kefer, i re di Aksef, Afek, i re di Saron, i re di Madon, i re di Azor, i re di Simron, Meron, i re di Aksaf, i re di Tanaak, i re di Megiddo, i re di Kedes, i re di Iokeneam al Carmelo, i re di Dor, sulle alture di Dor, i re di Goim nel Gilgal, i re di Tirza, in tutto 31 re. Giosuè, capitolo 13, parola del nostro Signore. Giosuè era vecchio e avanti negli anni. Il Signore gli disse, tu sei vecchio, bene avanti negli anni e rimane ancora una grandissima parte del paese da conquistare. Ecco che rimane tutti i distretti dei Filistei e tutto il territorio dei Gesuriti, da Sior che scorre a oriente dell'Egitto fino al confine di Ecron a settentrione, che è ritenuto territorio cananeo e appartiene ai cinque principi filistei, a quello di Gaza, a quello di Asdod, a quello di Ascalon, a quello di Gat, a quello di Ecron e anche agli Avvei. A mezzogiorno tutto il paese dei Cananei a Emeara,
che è dei Sidoni, fino a Afek, sino al confine degli Amorrei, il paese dei Gibliti e tutto il Libano verso oriente, da Baal Gad ai piedi del monte Hermon, fino all'ingresso di Kamat. Tutti gli abitanti della regione montuosa dal Libano fino a Miserot Maim, tutti i Sidoni io li scaccerò davanti ai figli di Israele, e tu spartisci pure a sorte l'eredità di questo paese fra gli israeliti, come ti ho comandato. Spartisce dunque l'eredità di questo paese fra le 9 tribù e la mezza tribù di Manasse, i Rubiniti e i Gaditi, con l'altra metà della tribù di Manasse, hanno ricevuto la loro eredità che Mosè, servo del Signore, diede loro di là, dal Giordano a oriente, da Aroer fino a sponda del torrente Arnon, e dalla città che è in mezzo alla valle, tutto l'altipiano di Medeba fino a Dibon, tutte le città di Sicon e degli Amorrei, che regnava a Chesbon fino al confine di Ammon. Galaad, territorio dei Gerusiti e dei Maacatiti, tutto il monte Ermon e tutto Basan fino a Salca, tutto il regno di Og in Basan, che regnava ad Astarot e a Edrei, ultimo superstite dei Refaim. Mosè sconfisse questi re e li scacciò, ma i figli di Israele non scacciarono i Gesuriti e i Maacatiti, e Gesur e Maacat abitarono in mezzo a Israele fino ad oggi. Solo la tribù di Levi, Mosè non diede nessuna eredità, e i sacrifici consumati dal fuoco per il Signore Dio di Israele sono la sua eredità, come egli disse. Mosè dunque diede alla tribù dei figli di Ruben la loro parte secondo le loro famiglie, ed esse ebbero per territorio, partendo da Aroer, sulle sponde del territorio di Arnon, dalla città che sta in mezzo alla valle, tutto l'alto piano presso Medeba, Chesbon e tutte le sue città che sono sull'alto piano di Dibon, Bamot, Baal, Bet, Baal, Meon, Yas, Kedemot, Mefaat, Kiriataim, Sibima, Seret a Saar, sul monte della valle, Bet Peor, le pendici del Pisga, e Bet Iezimot, tutte le città dell'alto piano, tutto il regno di Sicon, re degli Amorrei, che regnava a Chesbon, quello che Mosè sconfisse con i principi di Madaim, Evi, Rechem, Sur, Cur e Reba, principi vassali di Sicon che abitavano il paese. I figli di Israele fecero morire di spada insieme con gli altri anche l'indovino Balaam, figlio di Beor. Al territorio dei figli di Ruben serviva di confine il Giordano. Questa fu l'eredità dei figli di Ruben, secondo le loro famiglie, con le città e i villaggi annessi. Mosè diede pure alla tribù di Gad, per i figli di Gad, la loro parte, secondo le loro famiglie. Esse ebbero per territorio Iazer, tutte le città di Galaad, e la metà del paese dei figli di Ammon, fino a Aroer, che sta di fronte a Rabba, e da Chesbon fino a Ramat Mispe e Betomim, da Manaim fino al confine di Debir, e nella valle di Bet Aram, Bet Nimra, Sukkot e Safon, residuo del regno di Sicon, re di Chesbon, avendo il Giordano per confine fino all'estremità del mare di Kinneret, di là del Giordano a oriente. Questa fu l'eredità dei figli di Gad, secondo le loro famiglie, con le città e i villaggi annessi. Mosè diede pure alla mezza tribù di Manasse, ai figli di Manasse, la loro parte secondo le loro famiglie. Il loro territorio comprendeva da Manain tutto Basan, tutto il regno di Og, i re di Basan, tutti i villaggi di Iair
e invasan tutto in 60 città. La metà di Galaad, Astarot e di Edrei, città del regno di Og in Basan, toccarono ai figli di Machir, figlio di Manasse, cioè alla metà dei figli di Machir secondo le loro famiglie. Queste sono le parti che Mosè fece quando era nelle pianure di Moab, di là dal Giordano, di fronte a Gerico a oriente. Ma alla tribù di Levi, Mosè non diede nessuna eredità. Il Signore, il Dio di Israele, è la sua eredità, come egli aveva detto. Parola del nostro Signore. Quindi noi abbiamo letto durante questa giornata Giosuè capitolo 12 e capitolo 13. Io spero che tu possa essere con me anche domani quando noi continueremo a leggere la parola del Signore. Io auguro nel nome di Cristo Gesù tante benedizioni per la tua vita e continua a leggere la parola di Dio insieme a tutte le persone che amano Dio e vogliono ascoltare la sua parola. Dio ti benedica, ti aspetto domani, se così il Signore vorrà, nel nome di Gesù.